Gemellaggio in vista tra Pistoia e Santiago di Compostela, la città della Galizia in Spagna che, secondo la tradizione, custodisce le spoglie dell'Apostolo Giacomo il Maggiore, San Jacopo per i pistoiesi. Un legame quasi millenario tra le due città che si consolida proprio nell'anno santo jacobeo. Bello è questo, che è un'amicizia nata tanti secoli fa e che continua, e non solo continua, ma si rinverdisce. E dà nuovi frutti, è una cosa particolarmente bella, diciamo così, insomma. Abbiamo costruito un pezzo di Europa già nel 1145 e la stiamo portando avanti ancora con grande soddisfazione, e questo scambio direi che si intensificherà e sarà sicuramente una cosa positiva per tutti noi. Sì, si va verso un gemellaggio, si va verso qualcosa in più, una vera svolta per la nostra città, che a livello culturale, a livello di tradizioni, sta prendendo rapporti importanti con la città di Santiago. L'ultimo viaggio ha consolidato veramente l'amicizia che c'è fra le due città. È stato inaugurato un info point all'ingresso della più grande struttura ricettiva della regione Galizia, proprio accanto alla cattedrale di Santiago, e una mostra sull'altare d'argento che durerà 2 mesi e al 1° di ottobre verrà inaugurata qui nella chiesa di San Leone. Poi il 20 novembre invece faremo nelle sale affrescate del comune di Pistoia una mostra sul cammino di Santiago promossa dal comune di Santiago e dalla regione Galizia.